Ora qui sono scatenati, siccome sono dati a funghi, qui non hanno trovato i funghi. No, sì, io se sono pieni notizie... Danni. Detto a non pietre, questa, la stare. Allora cominciamo. <ride> tu devi dare una notizia su Pulis? dalla subito. Su No, sì. che pare che stia rientrando sì, prima sì, dall'archivio sì. nazionale con gli Stati Uniti, per, non per questioni fisiche, ma... Per una questione di richiesta sul personale, vabbè ah notizia importante. Pensato da Pocettino Cettino 21 dopo domani, martedì, si gioca il primo posto. Gli basta il pareggio in casa con l'Irlanda e va alla fase finale degli Penso, europei. Per dire che poi, come, si, come abbiamo detto lungamente quest'estate, nelle, nelle nazionali, diciamo, tra virgolette, l'Under siamo forti. Per esempio, possiamo pescare scuola nazionale maggiore, perché cioè, no? no? Dal e Esposito, che stanno facendo. Molto eh, un bene. giorno fare, facciamo un bel pezzo su queste, queste under, andiamo a vedere chi sono. Perché poi ne parliamo sempre genericamente, vengono no. trasmessi in orario. Claudio, Paolo che si occupa di mercato soprattutto. Eh, sta benissimo che è giunto il suo amico. 100, insomma, non ogni volta glielo dici no, no, però, sì, però sì, non no, è una provocazione giusta. È un vantaggio. Gioco, sa benissimo che la Juve quest'anno ha fatto il mercato. Tu ti porti a pranzo congiunto e tu gli presenti un po' di amicizie belle che hanno nel blog di No, presentare altra gente. Fate un po', basta che non mi portate a me. Però insomma. Tu c'hai notizie da dare Furio. No, allora andiamo avanti. Allora abbiamo parlato l'altra volta. Eh, a lungo se ne occupa anche i telegiornali di Netflix del, dell'inchiesta sugli Ultras, molto importante, molto seria. È stato sentito anche l'allenatore dell'Inter perché è stato tirato in mezzo dall'intercettazione o da una testimonianza che dice: Abbiamo poi sui biglietti della finale di Champions Istanbul del 2023. Anche lui no, ha detto: Sì, e lo dico un po' diciamo, sommariamente, non in termini di legulei. Insomma, Simone è stato, come dire, non netto. No? Sento la società, ci cioè, ha poi precisato che, il suo punto di vista, è sempre un punto di vista, come dicevo, cerco di essere diplomatico, non creare scontri. Se si può fare contenti tutti, magari ci sia il tifo. Non ha dato una spiegazione così. È intervenuto Spalletti su questo non si è capito perché è intervenuto ma chi gli ha gli chiesto? Mi hanno fatto spalletti? una domanda ah. sì, la, la prima domanda. volta era una domanda eh, dice, perché i giornalisti sportivi spesso non fanno le domande quando le devono fare poi fanno le domande che non si capisce no? allora la prima risposta di Spalletti del 10 ottobre oggi se non sbaglio correggetemi è il 13, 13 sì. Sì. io vado a braccio su tutto mi metto qualche nome qualche data se ne va dice a me non è mai capitato che qualcuno mi chiamasse l'ho vista come una cosa nuova anche perché se uno ti chiama e non lo conosci, fai fatica a scambiarci due parole. Io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco, però poi so anche attaccare. Quella sotto è quella di oggi. Stiamo alla prima. Interpretation. Comincia tu. Cominciai tu. Prego, prego, prego. Ma c'è cioè, una contestazione sinistra del padre, tutti in contemporanea. No, c'è cioè no, una telefonata mm. che ha girato. Ti ricordi quando lui allenava a Napoli? Che gli arrivava una telefonata sul cellulare da un tifoso. Dopo, dopo Bonfanti dei suoi ricordi giovanili, <ride> ha tirato fuori un video e la vediamo dopo. Eh, non no, succede Di, quello che io voglio sapere, perché, che voleva dire Io ve lo dico io. Vogliamo essere mai maligni? Eh, devi eh. essere maligno oh, senti, io, allora, ti eh, Se no, facciamo una lui non ha mai risolto i rapporti con l'Inter in modo positivo, aspettava soltanto l'occasione per. Buttare un po' di benzina sul fuoco in zona lui era... a livello inconscio, può essere un fondo di verità perché lui ha vissuto come un tradimento quell'esonero quell esatto. con due anni ancora di contratto. Tra l'altro, in un momento delicato della sua vita, quando c'era il fratello che stava male, esatto. che poi ha mancato. E lui in quegli anni è stato avvicinato da più club. E non ha, mai Il su tutti. non ha mai voluto accettare perché non voleva fare nessun tipo di sconto all'Inter. Lui sì. è stato due anni facendosi pagare tutto. Ma secondo me è una cosa: non è che dice adesso la tengo lì, a dire, per le volte fanno no. Che no, no dire, certo. Però ma a livello mi chiedo, inconscio. No? infatti vi chiedo: siccome poi... anch'io ho provato a rispondere perché no? la domanda, come direbbe certo. Mulligno: anch'io ho provato a dire questa risposta. Poi, però, ho già l'obiezione, e quindi l'ho scartata, dico: lui deve avere a che fare con l'Inter perché gli dai i giocatori. Cioè, che senso ha mettersi con eh, No, accenale. perché l'Inter comunque ci non, non ci può rimanere bene. Non Non è che non gli ridà, eh, se ci rimane male l'Inter, no. No, no. Cioè... no, ma non può non darlo. Non, non, non è che dici decide... però che convenienza che, che convenienza avere... a poter No, però se voi pensate ai rapporti che uno deve avere con i club, eh? questo ma ti mette in una condizione di attrito. Su quello sono d'accordo, che è una cosa ecco, sono d'accordissimo, però se tu pensi al fatto che lui abbia ricostruito, perché parliamoci chiaro, No, ma anch'io mi sono dato la stessa risposta lui. Sì, lui sì. risolve la gara Riccardi e poi viene Conte. mandato via arriva Conte. e arriva Conte e Conte si prende tutti i meriti l'Inter sì, di Conte se sì, sì. arriva a vincere lo Scudetto in due anni è anche in molto merito di Spalletti in fa il gradino, quindi, il salto di... Sai, lui dopo becca i meriti di Conte perché i di Inzaghi lui sembrava lo scemo però di di non era, in ne era nemmeno Zaghi a subentrare era Conte quindi qua invece è proprio una frecciata Vabbè. a Inzaghi anche se lui dice di no in questa frase c'è una contraddizione perché lui dice eh, a me non è mai capitato che qualcuno mi chiamasse, però no, poi dopo sono, posso, poi, se è il caso, abbasso sì, sì, la. Esatto. Eh, vuol dire che allora qualcuno l'ha chiamato e lui ha abbassato No, la lui corneca. intende dire che non, non, no. non mantiene una comunicazione posso, telefonica con gente che non conosce. Avete finito le vostre eh no, rischiezioni e no, risponde le vostre lucubrazioni. Io penso che il significato, al di là delle ragioni che ci stanno, questa cosa qui del sassolino. Io penso che il significato, però, sul merito del, anche della mia introduzione, no? Siamo sul focus, È stato, abbiamo fatto molto jazz, come si dice, dal punto di vista di... Comunicazione, vedo che Purivo vuole andare già a dormire, che che sono, è sono, una... sto, sei... no, no, no sono ti, ti lucidissimo. Assolutamente okay. mi sto caricando per il Milan. Sì, una volta <ride> ho lasciato una ragazza giovane che sbadigliava mentre parlava a tavola e ho detto: puoi anche andare via. Si vede che avevi anche un bel parterre. Insomma, sì, quei par tempi. Scherzo, insomma. No, adesso mi sono annoiato. stasera Puri, no, non Purivo? Assolutamente no. Perché io c'è il, il Milan, no, c'è il Milan. Andiamo avanti, tanti scherzi. Teniamo fuoco adesso, il, il, il principio, secondo me, di quello che voleva dire a Spalletti e, e, e forse anche ragione da un certo punto di vista. Dice io come operatore importante del mondo del calcio, quindi come allenatore delle grandi squadre. Ora allena la nazionale, se mi chiamano, mi chiamo Ultra e mi chiedono una cosa, poi magari rispondo anche: ma poi attacco. Non dico medio, assi, ah, sì, poi sento, certo. passo la richiesta di solitori perché fare quello che ha fatto poi Simone Inzaghi nella fine di lettera per Spalletti è un errore e quindi l'ha giudicato negativamente, l'ha giudicato come una forma, non ripeto, di atto penale, di atto così, ma da un punto di vista deontologico come un atto sbagliato. Questo ma è un giudizio, stare, è un giudizio ma lui, negativo. Però Claudio lui va oltre i dice se tu gli ci parli, altrimenti non avresti nessuna parola da scambiare. E perché con quella persona che ti sta chiamando hai dei rapporti. Quindi lui lava pesante sui interesse. Ma scusami, ma come eh, fa qualcuno bello, che va oltre il bello. numero di spalletti a qualcuno, qualcuno gliel'ha dato, eh, chiaramente. Ma non è esatto. il numero di spalletti. Però, spalletti, eh no, Fuglio, perché, però non è importante il fatto che io ti chiami, L'importante è che... Come rispondi. ti comporti tu quando esatto. ti chiamo? Io posso chiamarti e avere il tuo numero per mille motivi sì. in una piazza dove tu sei allenatore, lo posso avere. Se ti chiamo e ti chiedo una cosa che non va, tu attacchi e chiudi. Però, insomma, siccome c'è stata una reazione che è un po' simile alla mia interpretazione, oggi, forse, qualcuno gli ha rifatto la domanda, sì. o comunque lui si è sentito di intervenire. No, perché anche e è anche stato scritto: Mavio che si sono sentiti in Zaghi e Spalletti esatto. per sì, rassegnare, sono a chiariti, si, okay. si sono chiariti. Non ho niente da chiarire a nessuno, io solo ho solo risposto per quello che riguarda come mi comporto in questi eh? club. Mi sembra il mio Mi sembra il mio Anche sì, a questo no, chiarimento. Poi, poi io dico una cosa, secondo me è facile fare i moralisti e dare lezioni di deontologia, però secondo me sappiamo tutti che comunque nei grossi club un minimo di rapporto fisiologico... Eh, non di interesse, ma di rapporto fisiologico con i tifosi, con organizzati. C'è, soprattutto se tu vai avanti nelle competizioni, se hai bisogno del loro sostegno. Cioè, quindi, secondo me, Simone Zaghi non fa nulla di male, non solo a rispondere alla telefonata, ma anche a dire. Mi informo adesso. Poi capire. Cioè, voglio dire, no, no, dov'è no. dov la complicità e la connivenza? Cosa cioè, gli doveva però, dire? Non chiamarmi no, no, più. No, ma no, la cioè, non è il io. Io però, io no, ti no, dico una cosa: guarda, dico, che però quella cosa anche non solo per Paolo, questa cosa che tu stai dicendo, però è, è involontariamente senza che tu ti senta colpevole, il tema. Della, ah, della linea d'ombra per citare eh, corra altro, del un un tema della opposta, linea d'ombra del ragionamento: che stiamo facendo opposta, perché il tema è proprio questo: siccome esiste questa sovrapposizione, esatto. che lo dici tu, e siccome esiste come atto pratico, no? come, come prassi, come routine, come forse atto pratico inevitabile, poi bisogna stabilire quali sono gli elementi in cui si va fuori bordo. Esatto. Allora, siccome l'oggetto di questa questione, eh, magari Inzaghi non lo sapeva, eh no, io continuo a dire che è un fatto grave. Io ho fatto i conti, ne fuori, fuori una cosa tra il mezzo milione e il milione di euro. Se un biglietto di una finale molto ambito dai tifosi, la società, anziché mettere a disposizione dei tifosi, lo mette a disposizione praticamente gratuitamente di, delle persone che sono poi dei criminali, che lo rivendono a 3-4 volte il loro prezzo, diventa un'attività economica sì, ma lui, lecita Ma lui adesso, attivo. Diamo il beneficio di inventario. Stare, cioè, Simone Fattici Inzaghi... No, ma. Non può pensare, io dico Simone Inzaghi perché stiamo parlando di lui, non della società che poi da 850 biglietti e ne dà 1.500, quindi poi cioè, loro ottengono quello con che ok vuole della no? Digos, quello eh? che ok della Digos, non è che hanno fatto sotto banco. Sì, sì. Ma dico, Ma Simone Inzaghi può non sapere, non, può non far di conto ma su quanto questo bisogno ma, allora, di maggiori. Io moralmente tu rispondi, non lo di abbassi il telefono e subito chiami la società dicendo guardate è successo questo, questo e questo. Non sì, stai ma lui l'ha fatto, per me l'ha fatto senti. lui. Allora, infatti quello è lì. io ho avuto, ho avuto, quando ero a Corriere dello Sport, eh, contatti con capi ultra del Milan, dell'Inter e della Juve che qui era molto radicata però mi, addirittura so, andavo a bere il caffè con loro una volta eravamo in, in Corso Buenos Aires eccetera ma non c'è niente, non c'è nessuno che mi impedisce mi impediva, mi ha impedito di fare questa cosa mi sembra che le, nelle leggi del calcio, nel protocollo del calcio ci siano dei paletti non si possono avere rapporti se non eh. hai l'autorizzazione dello slo che l'ha detto della società esatto, ma allora vuol dire che Qualcuno della società ha dato il benestare Vabbè. a Inzaghi. Però allora ma io diamante, vi voglio far vedete, vedere, senza fare diamante. più ora, noi lo, lo faremo nel momento quando riprenderemo il filo dell'inchiesta, un processo di Inzaghi. Ci interessava il dialogo fra i due? Buffanti ha tirato fuori questo video, che mandiamo come documento, con, eh, anche con, con, con gli ultras del Napoli. Che quando lui era a Napoli, eh. gli istituiscono che il volante della terra era banda. Della, della, della banda, banda. banda no? Vediamo un attimo questo, questo documento. Vediamo. <ride> mai <dire> mai. <ride> <da> favore, <ride> che Guarda, mi fai fare un signore, mi fai fare un signore. Genti, per sta conferenza.

lo nel tuo ufficio quando questo è un piccolo pensiero Napoletano che ti abbiamo fatto. Teatrale da teatro. Proprio. Ok, io lo abbiamo una volta salutato. Ok, chiudi. Io non so se avete voglia di chiamare l'agenzia di dire che è Netflix, calcio show se hai trovato questo video di Spalletti però il commento è un po' tragico siamo negli ambienti della società con della gente incampucciata manco te riporto una macchia ma sono una parte no? <ride> sì, un dire, pacco d'ono se, se e poi fare... c'è baci bacio a braccio sì, sì, ma se vogliamo fare i moralisti cioè eh, forse... no, ma non lo fai no, non che... no no no, intendo dire mm -hmm. se vogliamo giudicare poi anche qui non c'è nulla Dai, Però Non c'è con nulla, convenienza... abbi pazienza Dai Paolo fammi ma Scusa Furio, ho detto In non società di nul... incappucciati no, furio. Ma furio. adesso nul, qui entra un incappucciato Ti riportano un volante Ma, è è detto, no, ma no, se voi non fate finire frase no, Ho detto no, non c'è nulla di penalmente rilevabile A livello di giustizia sportiva Non c'è nulla, perché infatti non c'è stato nulla Ma dico è sconveniente, stavo dicendo, forse più sta roba di Inzaghi ah, che risponde. Eh, Scusami eh, mi non fai di no, parlare. No, no eh, abbi pazienza eh. Però, no, so, è perché eh, il direttore eh. ti ha detto che avevi sonno, adesso l'hai no. <ride> caricato adesso reagisce, no, no, reagisce, ho dovuto recuperare. No, Ci ecco, sono girato tempo. visto che stava eh, fatto oh, No, no è che non non se, se se non ce non c'è non ce non 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 La prima parola mi ha preso la giugulare. Adesso mi dice il riporto con la tua macchina. Ah sì, Furio, allora, ma, ma, no. ma tu la sai bene la storia della panda. Lui arriva a Napoli il eh, primo giorno, sì. e il secondo giorno già gli avevano rubato la panda. E, vabbè, chiaro. Quando poi il primo anno le cose non vanno tanto bene, avevano fatto uno striscione, non so in quale, ma uno striscione gigantesco come quello, e c'era scritto Spalletti, ti ridiamo la panda, ma basta che te ne vai fuori dalle balle. scatole ecco, capisci? che fu una cosa esilarante perché non lo potevano più vedere poi dopo un anno invece, però ragazzi adesso il tema è questo eh, prendiamoci un minuto così proprio parliamo delle squadre del campionato Borrelli e Oppini non hanno parlato ancora e, e, il tema è se tu chiami se tu dici rispondendo a un giornalista che Inzaghi ha sbagliato a non attaccare e poi dopo eh, ci sono delle testimonianze sempre, ripeto, ha ragione Bargigia, stiamo parlando di un'operazione che non prevede sanzioni oh, stiamo parlando no. di un atteggiamento tuo, deontologico di comportamento no? poi ricevi degli incappucciati che ti danno un manubrio, applausi dentro gli ambienti della società Beh, insomma, altro che contiguità fra la società e gli allenatori dell'interesse <ride> no, no, Claudio, no. se vado oh. sui massimi sistemi però qua, società e istituzioni e eh, tifosi di eh, club affiliati alle società tutti insieme devono decidere di remare dalla stessa parte perché io qua vedo che tutte le componenti invece puntano il dito su un'altra componente che deve essere brava a risolvere. Tu non devi rispondere al telefono, l'altro invece dice tu devi mettere lo steward del poliziotto, l'altro dice lo stadio è privato, ma tutti devono fare la sua parte. Io non sto a vedere, allora io sono rimasto ancora. Ai ah, consulenti della procura che hanno detto dalla prossima partita allo stadio questa storia finisce e si rispettano i posti. Sento a Bodi il ministro, un ministro dello sport che dice che adesso ci sarà anche l'identificazione facciale perché ci sono tutte le. Anche, Ehm, le tecnologie Come per negli aeroporti ma cioè. cosa è cambiato allo stadio da que quegli arresti c'è cioè dal 30 settembre oh, niente non è cambiato niente ci sono le feste delle curve se uno viene arrestato c'è il suo vice che diventa il primo e gli steward non c'erano e non ci Come sono sbolla oh allora eh, <ride> vabbè ragazzi però io veramente sono abbastanza sfiduciato sul fatto che lo stato italiano voglia affrontare di petto e risolvere da oggi non dall'anno prossimo da dietro allo stato italiano si tira dietro anche le società di calcio e anche quindi. le società di calcio devono fare la loro parte tutti però qua nessuno la fa perché nessuno a parte oh. qualcuno oh. lo Tito dice io il giro sotto scorta beh Agnelli più, lo fece quindi cosa fece. ne pensi eh, di quello che hai visto rispetto a ciò no, che abbiamo detto stiamo al focus del nostro blocco e tutti hanno uno scheletro in armadio e, e tutti? Quindi, tutti hanno uno scheletro in armadio questo dimostra quanto si diceva prima perché poi Attenzione con i vostri armati con buonfatti. Cioè, esatto, no, no, so, sono cose lo dico, abbastanza delicate queste. È stato bravo giornalista. Molto, molto dai. perché io non mi ricordavo di questo video per esempio, ne avevo visti altri. non l'avevo mai qua, visto, non questo qua. Vabbè, ma cosa hai provato vedendolo la relazione? Ecco, lo rivediamo senza l'asino. Ripeto, con gli ripeto, incappucciati. La prima mi è venuta in mente, proprio senza... senza eh, andare, sì. se era il buco del coruto all'asino. Se devo essere sincero questo. Vabbè. Quindi insomma, non so se Spalletti ci vedi, cioè le cose su due Spalletti non ci darà un'intervista per il prossimo decennio e Borrelli non potrà più andare a Napoli a fare il <ride> corrispondente che <ride> si incontrano. Io. No, così ho detto tu per tutti. Eh, Ti ho indicato così agli ultras del Napoli ah. è una cosa come abbastanza sacrificio di neve fastidiosa eh? <ride> cosa? è una, cosa, una situazione fastidiosa per usare un No, video. però il tema era: come dire, se si vuole insomma un po' correggere. È un allenatore è una bravissima persona, oltre a un bravissimo allenatore, no? come certo. Simone Inzaghi è vero che è stato imbeccato da un giornalista, la rettifica di oggi non mi lascia così, poi se poi. Hai avuto questi contatti con gli ultras, non puoi dire attacchi il telefono. No, insomma, ma poi no, perché eh, lui dai, è vero che lui ha chiamato Inzaghi per, per spiegarsi? Sì. Non ha, non, erano delle scuse, era un chiarimento, ma non mi sembra che ci sia poco da chiarire. Vabbè, da qui si parlava del caso Boccia, manca solo che stasera <ride> facciamo anche il caso Boccia, dopo la questione in medio Orientale gli adolescenti cattivi. Sinner, eh, poi mi chiami, dice ma che programma è stato fatto? No? Allora torniamo all'Inter, torniamo <ride> all'Inter, cosa va? E cosa non va? Per il nostro amico Borrelli che già è pronto. Un avvocato difensore con. Duram, capocannoniere con sette gol. Nessun gran... infortunio, rosa al completo, turnovere efficace. Di questo dobbiamo parlare. Un degli... tornover efficace non sempre. L'asse di mm. sinistra bastoni di Marco. Cosa non va? Lautaro fuori condizione, lontano dai suoi standard. dischi a pagamento, troppi gol subiti. I nuovi acquisti non hanno ancora inciso. Borrelli, cominciamo da te. Sì, allora io credo che il punto principale sia il rischio a pagamento tra i cosa non va, tra tutto, tra cosa va e cosa non va. Era il punto, il focus su cui Inzaghi ha battuto il 12 luglio conferenza stampa di presentazione della stagione. Quindi dice: Sono consapevoli, cercheranno di combattere questo. Poi vado a vedere alcune partite, soprattutto Monza e Derby. L'Inter ha perso finora 7 punti in campionato, con quei due pareggi il Genoa secondo me può succedere, un singolo che sbaglia, Monza e Milan non deve succedere, cioè avere gli alti e bassi dentro la partita, gli approcci, non solo con la piccola ma anche in un derby. Quindi questo è il punto principale, perché dico che è il punto principale? Perché se l'Inter risolve questo e riesce a avere sempre la spina attaccata, l'attenzione alta, ridiventa quella che tutti avevamo sì, detto, Michele, cioè la favorita del campionato. Michele, Michele anche il vero problema secondo me qui non viene... Mi sono i cambi durante la partita no invece quello quella è il turnover I cambi... efficace perché no, no, Inzaghi no, no, cambia no, sempre no, 5 cambi è uno, il turnover è una Lui cosa cambia sempre perché 5 il, turnover viene, il turnover è l'inizio della partita e di tutti grazie alla gestione oh, della Rosa Su quello, ancora quello volta il derby è stato lo specchio di quello no, che è ma il derby è ha cambiato lì perché stava andando Scusami, malissimo togli, e ho provato togli togli, a rimontare la situazione Cialanoglu e Metti Aslani ha cambiato tutto il centrocampo perché la squadra sta andando molto Molto male molto, anche nel secondo il, tempo, il mi siete d'accordo, allora, siccome questo tema dei cambi, ritorniamo, ricomincio da Francesco. E... E questo tema dei cambi è, è stato un po' una nota dolente di Inzaghi. Poi si è detto che l'aveva superato, l'aveva vinto, come una battaglia vinta con se stessa. L'ha vinta o non l'ha vinta questa battaglia? No, è, è un per... tema oggettivo. È questo. un tema oggettivo che lo, lo, lo perseguita un po' da quando è arrivato all'Inter. Che all'inizio era la lamentela era diversa. in altre lui... squadre non c'erano così tutti i cambi da fare. No, <ride> a parte scherzo. quello, è no, vero, è verissimo che la qualità che c'è all'Inter è, all è di del è numero di lo, della All'inizio lo si accusava di cambiare sempre che i giocatori ammoniti. Se ci ricordiamo, no? Eh, no, che, Inter, che è una cosa che ci può stare all'inizio di, di un percorso. Guarda, io ti posso dire cosa, cosa mi va a me da, da Juventino rispetto all'Inter. Che l'Inter sia un po' incasinata con il rischio a pagamento e che abbia, secondo me, liberato la testa. Eh, più sull'Europa in questo momento che sulla seconda stella, che è stato un obiettivo che hanno raggiunto. E quindi mi sembra una squadra consapevole della sua forza che va in Europa e stravince perché due partite le ha stravinte. Parliamoci chiaro: cioè, la prima col City non l'ha vinta, ma è una partita che fa male a una vittoria. Eh, la seconda è una partita stravinta con una squadra che, parliamoci chiaro, è più da Europa League che da Champions League. però fai comunque bene. Quello che mi preoccupa a me è che l'Inter al momento. Andando maluccio è secondo, attaccato al Napoli e ha giocatori che non sono ancora entrati giustamente in, in forma come ci ha specificato qua. Quindi quando tutto andrà insieme il mio timore aumenterà, perché la mia speranza in questo momento è che Inzaghi mm. continui ad errare eh, o sbagliare su questo tipo mm. di piccole cose, perché se no non c'è speranza. Prima di sentire Baggicio, vediamo un po' il calendario dell'Inter che precede, lo ripetiamo, adesso c'è un big match di guarda tutte e due il 10 lo troviamo, il 10 novembre lo troviamo, sia quando vediamo il calendario del Napoli, certo. sia quando vediamo il calendario dell'Inter, che è insomma, la partita clou di questo periodo, poi lo ricordiamo per l'ennesima volta, ci sarà la nuova pausa della nazionale, per il terzo giorno, per il dettaglio, che l'Inter gioca con l'Arsenal la settimana in cui il Napoli si preparerà per Inter Napoli, e questa è già una differenza. Eh, certo, però quindi, no, intanto eh, domenica prossima eh, c'è eh. questa partita in casa della Roma che la vedo <ride> dura, perché la Roma giocherà per entrare nel mood del campionato, no? Quindi insomma... Se perde o pareggia, soprattutto se perde, la Roma va fuori dal mondo del campionato, va a 10 punti dalle prime più o meno. Poi in Champions non ha una difficoltà eccessiva con gli svizzeri e gli Young Boys. Poi c'è Juve, insomma il 27. Poi questo Empoli, di, diciamo sempre di, di, di medio livello come difficoltà, non si sa mai perché sono squadre Trommidito. insieme all'Udinese la rivelazione delle piccole. diciamo eh. così. Poi c'è il Venezia che per ora. In finale, sia, poi c'è questi due partitoni. Una settimana e ragione tu, con questa eh. squadra fortissima del campionato inglese e il big match. Allora, i, i cosa e va, cosa non va con Tutti questo calendario? Vanno. Bargigio, come la vedi l'Inter? Ma io forse sono abituato a vedere più globalmente, non soltanto quello che succede in Italia, ma vedere anche il respiro internazionale. E secondo me è anche oltre che fisiologico, inconscio, è anche giusto che l'Inter magari possa mollare qualcosa in questa fase di trasformazione dove Inzaghi sta trovando più spazio nelle rotazioni rispetto all'anno precedente, quindi c'è un po' di adattamento, però secondo me è il respiro europeo dove l'Inter comunque ha iniziato molto bene, ricordiamo quello che dicevamo dopo la gara di Manchester con City, e quindi secondo me tutto sommato io vedo, vedo un progetto positivo che magari non avrà il risvolto dello scudetto rivinto, che, però, potrà fare comunque buone cose, restare in corsa fino alla fine in campionato e andare avanti in Europa. Cioè, te, ecco. che non è un dettaglio quello che eh no, risvolto. L'Inter si candida secondo te, per essere più chiari? A vincere la Champions, ma difficilmente di vincere il campionato, no? A vincere la Champions no, però può andare avanti. Comunque, passare alla fine ha fatto già una finale, quindi la vince adesso? Eh, 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 sì, passino. Però, Dunque, però quella finale magari a un certo punto è sembrata un po' una casualità perché si è detto il calendario, eccetera, perché, eccetera. Sì. cioè Se loro dovessero arrivare ancora in finale, il lavoro di Inzaghi verrebbe accresciuto tantissimo. Io sono un estimatore di Simone Inzaghi. Poi, direttore, quindi... gli attuali proprietari dell'Inter hanno. Non fanno che mistero, il fondo americano Octree non sono fatto, più di Steven Non fanno Zanger. mistero che insomma, la, la vil pecunia è molto importante per loro perché Beh, per tutti loro... per tenere in piedi un club se non va avanti, se sì, Vediamo le immagini ma del loro, vecchio loro allenamento dell'Inter ricorda... proprio prima della Champions. Vediamocele mentre parliamo perché, almeno... anche perché. Gli attuali proprietari non avevano nessuna intenzione di comprare l'Inter. All'inizio no, è vero? Quando poi quando poi hanno capito. Però voglio dire, che se tu fai calcio, non puoi slegare i soldi dal risultato. Nel calcio fai i soldi se fai i risultati, altrimenti. No, parlo a livello, parlo a livello di solito. Scusami, scusami, scusami. Se vincendo il campionato, incassi 30 milioni, giusto? Sì. E se arriva invece in arri eh, arri quarti di Champions 60, 80 No, molti di più sì, perché sì. superi i quindi, 100 quindi, milioni quindi tu cosa devi fare i risultati no, eh, del no, eh, Legato no, 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 solo ed esclusivamente. Furio, dico una cosa: no, no. No, 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 ma Michele, il ragionamento di Furio ha un sì. senso. Allora, eh. Però eh, ci, ci fanno caso le società a questo però Ricordatevi una cosa: noi, come dicevo prima, siamo più orientati a fare valutazioni sul campionato italiano le proprietà solo italiano o chi deve essere. Sostenibile perché non è che essere sostenibili vuol dire solo la pecunia, hai anche dei paletti finanziari di certo. iscrizione al campionato e dell'UEFA. No, mm. quindi è ovvio che devi andare avanti in Europa, soprattutto per i clavi importanti. Sì. però non è così matematico che in un progetto a 3, 4, 5 anni tu debba vincere subito no, per crescere non ho, parato, non ho detto quello Paolo. perché ti ricordo che fino a qualche anno fa aspetta fammi no, finire il Manchester United contesti una cosa che io non penso aspetta, neanche aspetta il Manchester United col Barcellona ma il Manchester United eh, il Manchester. che per anni non ha vinto sì. aveva il fatturato più alto in eh, Europa e adesso non più perché non vince perché... per anni l'ha tenuto eh, capito, però poi ha, ha tenuto viagori, un però brand, tenuto perché è un brand perché ha creato il brand con eh, le, eh, vittorie le vittorie l'ha creato il brand se doveva creare un brand ti vengo, sconfitte Ti vengo con le vittorie con il periodo di Ferguson a creato Varelli, ma Guarani per ma noi no, ce solo se vinci, non ci sono No, poi no, ti dico i numeri dell'Inter, così ti, 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 ti analizzo i numeri perché se no mi Sennò inventiamo. Mi chiede, scusami, quando la Juventus di Agnelli eh, arriva a fatturare oltre 500 milioni, sì. arriva a fatturarli perché, oltre a vincere i campionati, che ti porta, come hai detto bene, ha fatto pure. la finale di Scemmise due volte. No, arriva spessissimo oltre i quarti di finale sì, sì. e quella, quel livello e lì, in quel momento conteste, lì ti garantisce un'entrata all'epoca di 80 milioni l'anno più o meno. Ora la nuova Champions è differente, però il discorso che ha fatto prima Paolo sul Napoli. Io sull'Inter chiuderei su questo, poi personalmente, poi voi dite quello che volete ancora. Per me è Inzaghi zaghi Ma tra sette minuti la pubblicità. Eh, no, inzaghi, ah, quindi... ok, allora posso dirlo. Eh, Possiamo aprire un dibattito, ma non volevo aprirlo eh, Perché no, dobbiamo chiuderlo eh, quando arriva la pubblicità. Ok, va bene, a costo di parlare delle sdrusciture delle magliette ecco, dell'Inter? No, quello. No, però... no vabbè, io, io il discorso che fa Paolo su Conte, che se sbaglio, se perdo lo scudetto, è un fallimento, lo farei invece su Inzaghi. Sono sincero. No. No? Io non sono per caso. L'ha già, già vinto vabbè, quindi, vinto? Eh, quindi sì, vinto. il ciclo non lo apri più. No, no, però scusate, scusate se la scuola. Scuola. quando la Juve ha perso a fine di giocare, no. di vincere noi. Squadra che nessuno aveva perso il ciclo, non lo può fare l'Inter. So, no, ma l'Inter è il Ragazzi, scusate, no, l'Inter è il ciclo. Ha perso due prestazioni dal punto di vista. Però, scusate, l'Inter come dice sempre Marotta è dentro il ciclo, è a metà del ciclo, anche se non vince i campionati consecutivi. Il ciclo, ti parlo di una crescita, per andare pure dietro a quello che dice Paolo. Complessiva. Quando arriva Conte, il allora, ciclo sono le coppie italiane, le italiane no, per due anni? No, vuol dire che tu sei in una fase di consolidamento verso l'alto e di stabilità del club con ricavi e risultati. Che non significa sì. scudetto, 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 significa Beh, che tu dire, ogni che anno porti a casa. Al Napoli. Però. Significa che porti, no, ma l'anno che sei arrivato lontano dal Napoli, eh, sei eh, arrivato per... terzo in campionato, eh, quanti punti? hai vinto due coppe nazionali e hai fatto una finale di Champions. Vuol dire che il ciclo l'hai alimentato quell'anno. L'anno sì, però perdona. Oh, L'Inter da quando non... c'è Marotta. Ha portato, Ma ha mandato via Spalletti perché, perché voleva accelerare la crescita. Ma è arrivato. Conte che ti ha portato a rivincere in Italia, è andato via. Conte i lati ha economici sono d'accordissimo. Hai fatto sette trofei, se, due finali europee. Se tu mi parli, la i lati economici no, sono no, d'accordissimo Ma perché parallelo. allora bisogna sempre usare due pesi e due misure in Italia ah. su queste robe? Perché ah. Allegri, scusami se ci torno su, quando tranquillo è stato il vinto tra 15 e 17, Allegri, sfiora due triplete li sfiora sì. e le perde con due squadre fortissime. Ma, ma Francesco, Era quelli che ti dicono: tutta la stampa italiana perdona no. fai finire tutta parlava di fallimento. No, non sono adatto. Sì, perché avevi preso i Guehine, avevi preso Pjanic, avevi sì. preso questo, quest'altro. Anche Ronaldo stesso doveva essere in automatico una Champions League. Ronaldo vince ah, quanto vince, vince Inter, in all'Inter in tanti 10 campionati d'Europa. Due campionati non può essere fallimento, una Italia, ma non può essere fallimento perché la Juve non è mai perché? stata nella top 5 dei per... fatturati, quindi aveva già fatto era andata oltre i 560 limiti. milioni in Italia di sì, fatturare. ho capito. 560. Sì, Non sì. è mai successo a squadre Sì, anche a 620 è Prima del Covid, appunto. Eh. Ho capito, però sto dicendo che non era fallimento quello. Però adesso tu no? non fai il paragone con la Juve allora anche adesso ma dobbiamo non dire il a chi è. Ma parlo con la Juve dentro. ma io parlo di cui tu parli. Oggi. Avrebbe senso se tu con gli scudetti no, continui in Napoli, senso. non li perdevi, almeno te li giocavi no, fino a fine Ma ha senso uguale perché allora per i club ma fare è obiettivo 400... per l'Inter. L'Inter adesso ha chiuso il bilancio 473 milioni. Okay. No, di fatturato. No, si sta stabilizzando vicino ai 500 milioni. Ma non più Quindi. perché ha indovinato Ma non la stagione, soldi, però. Sì, però non mi fai dire. Michele, allora, non perché, perché, una volta, non perché ha, <coughs> ha avuto una stagione che ha fatto l'esploo. No, perché stabilmente c'è un giro di sponsor che ti fanno contratti perché ti riconoscono la tua leadership nel campionato nazionale che puoi vincere o perdere, ma comunque sei sempre lì o ormai. Il tifoso non ti niente dei contratti da leadership. Il tifoso dice tu non hai campionato. Il, ha il tifoso dell'Inter hai il giocatore. Francesco, il tifoso dell'Inter negli Giusto. ultimi cinque anni, anche in questo che è il sesto, è molto contento. Però... Perché è lì sei si gioca sempre comunque, ogni anno. Comunque è... il caso, Francesco, noi no. che facciamo gli opinionisti non possiamo con la testa del tifoso no, perché Ma sono contenti, tifosi... sono allo stadio, no, stanno ma... battendo tutti i record oh, 75 no, ma mila di Ma lì prescindere, non perché possiamo ragionare così... con la testa del tifoso in una trasmissione che fatti anche trasmissioni di tifo ma e ma di racconto sì, di sì, telecronica. No, ma, ma No, no, Paolo, sei fuori contesto, perdonami No, non lo puoi dire qua. No, 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 attenzione, si può dire, ma no, attenzione, qua siamo gli opinionisti, però non sono. Scusate, la mia visione, facciamo Scusate, 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 scusate almeno nella mia visione del partito degli opinionisti gli opinionisti fanno gli opinionisti certo, che siano esatto. anche tifosi non vuol dire che non eh no. siano capaci di fare analisi da opinionisti esatto. perché se fossero solo tifosi cioè se è tifoso opinionista è non si ma può ma fare giornalismo è non non può se è opinionista tifoso eh, certo. oh, mi fa, perché... fate finire però se è opinionista tifoso si può fare il giornalismo voi siete qui chiamati certo. a fare parzialmente tifosi e certo. totalmente gli opinionisti certo. quindi in grado non di fare non analisi non, certo. posso non è sostituire... che Valutare. Se no, ha detto che non lo facciamo crescere mai, cioè, lo, no, lo ma portiamo verso dire, il basso, anch'io ho bisogno di fare la crescita del fatturato che dice Borrelli, ma, no, ma certo, no. ma io fatturato dire... schema di gioco, risultati, cioè, ci ci i passi? Senta, la mia sintesi, visto che avete parlato un po'. La mia sintesi ma, è questa ma io ho parlato io. No, io no, so, non, non, due, non tu, no. Tu, no, no ma dottore. poi ci perdiamo no, spazio dopo. Prima mi hai parlato dello spettacolo, adesso non vuoi dare lo spettacolo come indice, ok non mi stavo schierando con nessuna risazione. Sto dicendo che però non possiamo sostenere un'analisi da opinionisti con la testa dei tifosi, perché no. se i tifosi gestissero Microfono, microfono. Eh, sparito il microfono, qualche tifosi per però non ti devi contraddire. Prima hai detto che i tifosi gestissero i club, i club andrebbero in fallimento. Oh, capito. siamo d'accordo, però no, tu prima hai detto certo. che un parametro è lo spettacolo allo ma stadio. Ma certo che è così, Quindi so. il tifoso, lo spettacolo o l'azienda la e porti avanti perché il tuo target è il tifoso, a parte che si fosse quello che potrebbe la è nata vorrei... su un'affermazione sua ah, che diceva guarda, il tifoso: no. che non gliene frega niente, niente. Io, però, no, no. se mi permettete, eh, come abbiamo tifo... discusso molte volte anche nel caso del Milan, i tifosi, lo i tifosi, il mercato. Poi anche tifosi... qui la parola tifoso va, eh... certo, va inquadrata. Poi si scopre certo. che c'è il tifoso appassionato, e anche lì va inquadrato. Che poi si scopre che è Ultras, poi va inquadrato. Poi si scopre che l'Ultras risponde a Cabultras. Finché arriviamo che lo dico brutalmente, la mafia condiziona una società o un mercato, no, facciamo l'esempio di questo tipo, non è così, malavita, però per eh, dire eh. è chiaro che noi quando facciamo gli opinionisti, Francesco lo dico a tutti facciamo delle analisi certo. e facciamo delle analisi, come ho detto mille volte che io non faccio difficoltà per trasparenza a raccontare al pubblico i miei amori calcistici mi ho detto che quando eh. mi siedo qua io sono un cronista certo. e non ho sconti e attenzioni no. per nessuno e che sia bello o che sia brutto questo è il nostro compito quando siamo qua. Poi dopo, quando raccontate le partite o raccontate certo. il di più di meno di una società, avete una visione specializzata, ma se noi siamo degli analisti, io, allora, io il ti tifoso può, finisco. e sì. Do ragione a Paolo. Il tifoso no, è ovvio, non è quello che è. fa. In questo Michele ha fatto un ragionamento, secondo me, esemplare perché ha detto: ha raccontato in maniera chiara quali sono oggi i parametri del successo di una società moderna, come anche Paolo ha raccontato. Meccanismo di trasformazione del calcio, eccetera, possiamo d'accordo, o non siamo d'accordo. Però Michele ha detto bene: ogni anno ci sono dei parametri da rispettare, certo. che sono quelli economici, sono quelli calcistici, sono quelli del fatturato di una società nel suo complesso e sono quelli della reputation nel suo complesso. Beh, alcune squadre l'Inter non si può negare che negli ultimi anni che abbia vinto o perso uno scudetto. Che i tifosi siano contenti o scontenti? Sono contenti. È al, no, ma eh, voglio una cosa: no. cioè, i primi no, parametri sono comunque sono contenti. Noi d'accordo. No, non sono d'accordo. Ma, no. ma perché non sono contenti con i dai juvenil? E scommettiamo che se vittore. tu andassi per strada a chiedere a 10 no, tifosi interessi se quest'anno, quest 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 non con tutti, mi chiede no, perché se no saresti in mezzo a milioni di tifosi di giorno. Ma tutti fai fine. Se noi chiedessimo ai tifosi interessi quest'anno. Se con la squadra dell'anno scorso che ha stravinto un campionato, stravinto, non vinto, stravinto Infatti hai e che un ha solo aggiunto giocatori forti sì. e di qualità che farebbero ritolare in tutte le altre squadre di Serie A, tutte con lo stesso allenatore, con lo stesso stile di gioco, che si conoscono a memoria, se quest'anno non vincono lo scudetto, è normale, va detto no, 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 no. Forse no, no, no. no, risponde io, perché io già discusso. No, Francesco, dire. perché tu fai un'analisi sì, in questo caso campo. del tifoso della strada di campo. Del... Ma non di calcio, no, non Perché di il calcio, non di calcio ha giocato. altre componenti, fa... L'abbiamo abbiamo capito questo. Il calcio Ma ho Ma Nasdaq, io Paolo no, non è l'assassino. L'interesse ti guarda sul telefonino. L'indice della Giornalista o quanto ha incassato in sì, settimana? Sì. Ma io parlo di Gigia, che faccio su. il giornalista eh, dagli anni 90, okay. voglio dire, e vivo di questo mestiere, non posso sostenere delle tesi entrando nella testa dei tifosi perché loro fanno un altro mestiere durante il giorno io ho più elementi per fare io analisi io che riesco a scindere dalla no, tu hai fatto solo obiettività no. di un ragionamento da, da, no, da, da, è, da un giornalista pionista eccetera, eccetera no ma è molto parziale quell'analisi no, no, perché no, il calcio non è, non è solo che se tu hai vinto se aggiungi i giocatori è matematico che tu vinci. No, ragazzi, per esempio, trascurate una cosa, Perché non vale per quanto ragazzi, l'indice di gradimento all'Inter, sia per quanto riguarda l'affiliazione, i soldi spesi oggi e alle stelle record. non ho finito, non ho finito, sto solo dicendo che ci questo? sono altre componenti, perché non perché per vale quella vale? analisi. Perché, lì. perché per conto non vale. Perché? Sto no. dicendo che l'Inter ha cambiato proprietà. Questa proprietà, a differenza di quella cinese ha Altri parametri sì. vuole che la squadra si ringiovanisca. Okay. Infatti, sì, non gli, pa, pa, okay. gli hanno fatto prendere Hermoso, gli hanno fatto prendere Palacios, hanno preso Bissec, ma... eccetera. eccetera. Okay. Cosa vuol dire? Che non è che perché hanno vinto e hanno messo giocatori adesso devono rivincere, perché hanno altre Però vogliono vincere, parametri. Paolo. Sì, ah, okay, okay. Vabbè, ma che banalità. No, no, che sembra venire. che tu. Ma ma no, però io sto rispondendo a lui che lui dice che se non vincono cioè Inzaghi ha no. fallito no Ma no. sì, non l'Inter Inzaghi dipende da cosa. Cosa. come Beh, no. allora sì, no. signori se c'è un dettaglio la, diciamo finisci che, tu perché, perché tu una cosa puoi... rapida Michele sì è finita la manna del chilometro zero cioè. anzi del parametro zero a chilometro zero manna, no. No, Nel senso è no, è no perché che adesso e no, che Paolo tra l'altro ha chiarito mille volte che per, eh, ma però spendi, adesso avete parlato una vuoi cosa dire, dire, che non è vera è finita è perché è finita, adesso finita perché cosa puoi devi ricavi per comprendere costo giocatori se spendi appunto, in cartellino ma puoi devi, risparmiare sull'ingaggio devi avere dei dei, 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 no, dei guadagni delle entrate nettamente superiori e queste entrate te le può dare solo la